importante premio arriva dalla città di Napoli per il maestro della pizza Franco Pepe, titolare della ormai nota pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo, situata tra i suggestivi e rilassanti vicoletti nel cuore del centro storico del comune caiatino, dove arrivano sempre più frequenti gli amanti della buona pizza. Noi lo abbiamo incontrato a poche ore dalla premiazione e con il quale abbiamo poi discusso anche del segreto della buona pizza, ammesso che ci sia. Siamo qui con Franco Pepe della pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo, che proprio ieri ha ritirato a Napoli un premio importante, cioè Napoli che poi è rinomata, cioè conosciuta nel mondo come la città della pizza. Una bella soddisfazione, direi, no? Allora, sì, una grandissima soddisfazione, però guardiamolo con un occhio diverso e quindi uscire da queste logiche di provincialismo che non servono a nulla. Oggi c'è un gruppo di pizzaioli che sta facendo bene, sta portando la pizza a un livello molto alto, e questa è una cosa molto importante. L'associazione Blu 2000 di Napoli, un'associazione culturale che per la prima volta si apre con la premiazione alla cucina, e mi premia a me per l'innovazione che ho portato in questi anni su un modo diverso di interpretare la pizza, a me non fa altro che un grossissimo piacere, insomma, per me è un'enorme soddisfazione. E quindi c'è qualcuno che ha visto, qualcuno che ha notato, perché oggi non ci si può improvvisare maestri pizzaioli, oggi c'è un percorso da fare, quindi ho un minimo di competenza, ho delle competenze ricevute da chi ha avuto una tradizione, quindi ha avuto delle generazioni alle spalle che hanno insegnato. Ecco, volevo chiedere una domanda molto, apparentemente molto banale, ma qual è il segreto per una buona pizza, in sintesi? Ma guarda, i segreti oggi sul cibo non ce ne sono, i segreti sono finiti, oggi non si può solo sperimentare andando verso i clienti senza saper e avere un minimo di conoscenze delle materie prime. Il segreto è crescere soprattutto nelle competenze con cui si affronta il lavoro, quindi competenze nella materia della scelta delle materie prime, quindi le competenze soprattutto. Oggi noi siamo chiamati a fare un grande impasto, che sia un impasto soffice, che sia un impasto croccante, ma l'importante è che sia un buon impasto che possiamo offrire ai nostri clienti, quindi il mangiare e stare bene, non solo una pizza buona ma sana.